Buongiorno ragazze, buona giornata. Allora, vediamo, sono appena le 10, vediamo se a Lidl posso trovare qualche cosa. Ah, oggi è la giornata delle ortensie, vedete, è sempre così. Carine. Queste come sono? Aspa, io gialle ragazzi. Allora, come vedete, ortensie, fiori, pochini. Sono costretta a chiudere perché mi devo accaparrare due mazzolini di fiori. Allora, ragazze, riprendiamo. Scusatemi, ma proprio veramente c'erano 5 forse mazzolini di rosa e basta. E difatti ne abbiamo presi due mazzi, li ho presi io, due mazzi li ha presi mia figlia. Poi c'era un signore che ne cercava e forse ce n'era un mazzo solamente, ma forse non gli piacevano, non lo so. Però vi devo dire che c'erano molte ortensie, soprattutto bianche, che sono proprio quelle che piacciono a me. Ma io ho il balcone pieno di ortensie, quindi non ne ho comprato. E niente ragazze, sono come al solito basita e arrabbiata perché le roselline che abbiamo preso, queste erano 2,99 euro costavano, perché sono le roselline, costavano 2,99 euro. Se mia figlia si zittisce, allora queste di solito sono 10 steli e sono quelle piccoline roselline e costavano 2,99 euro. E poi invece ci sono quelle che sono a stelo lungo e in un mazzo anziché 10 ce n'è 7, ma sono delle belle rose lunghe, più grandi. Ebbene, ora queste piccoline sono costate 3,50 anziché 2,99, quindi sono aumentate di 50 centesimi. Ora, come l'altra volta una mi ha detto: Marianna, ma che fa? Guardi l'aumento di 50 centesimi, ma come, ti compri due vestiti per il matrimonio e poi ti lamenti di un aumento di 50 centesimi? Che tra l'altro è una mia fedelissima telespettatrice che mi dice questa cosa. Ora, non è che io mi preoccupo, mi dà rabbia questo aumento selvaggio. Ribadisco che appunto questo aumento selvaggio farebbe incavolare tutti. Cioè, voi non vi arrabbiate se trovate lo stesso prodotto con un euro d'aumento o con 50 centesimi da un giorno all'altro? A me è una cosa che mi infastidisce molto. Non è che spendo 50 centesimi in più e mi impoverisco, ma è questo aumento selvaggio, perché è un aumento selvaggio. Non è di 5 centesimi, 50. Lo so, è 50, io ho detto, infatti. No, dico, non è di tutti 5. Certo, certo, è un aumento, certo, non indifferente. Comunque, ragazze, che dire, siamo, come dire, siamo in balia di quello che le istituzioni, lo Stato e tutti decidono, quindi non possiamo fare altro che o rinunciamo, quindi in questo caso io rinunciavo a comprarmi fiori, ma non voglio rinunciare. Oppure dobbiamo uscire questi soldini in più. Ci ho detto, stiamo andando dalla parrucchiera io e mia figlia, siamo in ritardo così di una decina di minuti, ma non ha importanza perché quando noi andiamo e abbiamo l'appuntamento ci fanno pure aspettare, quindi in questo caso 10 minuti li aspettano loro. Oggi i capelli me li farà Letizia, che è la mia parrucchiera di fiducia, è quella che sa come me li deve fare. Li devo tagliare un poco solamente, quindi un po' di taglio, shampoo e piega. Ok ragazzi, ora vi faccio qualche immagine direttamente dalla parrucchieria e ci rivediamo. Qua c'è sempre il mio stand preferito, quello della Mesauda. Ogni volta che vengo ve lo faccio vedere. Alessia, guarda che bella questa parete. Secondo me questa è Ikea. Da Ikea ce l'hanno, sì, così belle. Sì, sì. Sì, sì. Questa sembra di Ikea.
Lei ti paga di Giorgio. Mi ha detto giustamente, dice Giorgio, no, cerchiamo cioè, di entrare. Certo, io te lo dico. Ma io lo farò pure io, certo. Capito? Perché io comunque voglio le bratelline, io non le voglio affasciare. Certo. Anche perché affasciare... No, ma io un po' ce l'ho per te. E io no, cioè, capito? Quindi non posso... La mitica Letizia.